Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Per quelli nuovi di voi che non lo sanno, io ho vissuto per un periodo in Germania, adesso sono comunque abbastanza stabilmente in Italia, ma ho comunque ancora alcuni video da far uscire, quindi penso che li farò uscire man mano appunto a tema Germania. La Germania, come sapete, è un paese europeo, ma per molte cose differisce dalla cultura italiana. E se volete evitare uno shock culturale, first reaction, shock. Anche semplicemente andando in vacanza in Germania, vi consiglio di guardare questo video fino alla fine. Quindi cominciamo dalle cose da non fare in Germania sulla strada e partiamo da quando siamo dei pedoni e non bisogna assolutamente camminare sulle piste ciclabili. È una cosa che la sottoscritta ha sperimentato in quinta superiore quando è andata a Monaco in gita con la scuola, per cui se siete dei pedoni tenetevi ben lontani dalle piste ciclabili, altrimenti sentirete un gran concerto di campanelli. Sempre se siete dei pedoni, mi raccomando, non attraversate con il rosso. I tedeschi tengono molto a quello che è il codice della strada e al fatto che venga rispettato da tutti, quindi anche se non sta arrivando nessuno all'incrocio, ma il semaforo per voi pedoni è rosso, non attraversate, mi raccomando. Mentre se siete a bordo del vostro veicolo, mi raccomando, rispettate assolutamente i limiti di velocità, a meno che non vi troviate in una delle loro autostrade senza limite. Questo perché sulle strade secondarie gli autovelox ci sono e sono anche piuttosto numerosi. In genere sono segnalati, ma potreste non accorgervene in tempo. Se avete un appuntamento, invece, cercate di non arrivare mai in ritardo. Questo perché i tedeschi sono molto puntuali e si aspettano che anche voi lo siate altrettanto. Anzi, il vostro ritardo potrebbe essere preso come una mancanza di rispetto nei loro confronti. Se invece non avete un appuntamento, evitate di fare delle sorprese, questo perché i tedeschi tendono a pianificare qualsiasi aspetto della loro vita, anche gli incontri con gli amici, quindi le visite a sorpresa potrebbero non essere prese molto bene. Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, soprattutto se volete trasferirvi in Germania, mi raccomando, studiatevi bene la raccolta differenziata del vostro comune. Se volete, io ne ho fatto un video abbastanza generale per appunto permettervi di capire come funziona in generale la raccolta differenziata, questo perché anche in questo caso i tedeschi la prendono in maniera molto molto seria e soprattutto se vivete in un condominio potrebbero arrivarvi delle lamentele al riguardo. Nel momento in cui farete delle uscite in bar o ristoranti, cercate sempre di avere dei contanti con voi, per questo perché in Germania non è molto diffuso il pagare con la carta e non tutti gli esercizi la accettano. È sempre il caso di avere dei contanti con sé, quindi, per evitare brutte figure. Per i tedeschi poi dovete sapere che il weekend, ma in particolare la domenica, è un giorno di relax, per cui dovrete in assoluto evitare qualsiasi rumore molesto. Quindi la domenica niente musica ad alto volume, niente lavori in casa e non potrete nemmeno andare a buttare le bottiglie di vetro della raccolta differenziata. Se andate a farvi la spesa, cercate di arrivare alla cassa del supermercato pronti ed organizzati, magari anche mettendo sul nastro le cose in base all'ordine in cui volete inserirle nelle vostre buste. Peraltro cercate sempre di portarvi le vostre buste personali, diciamo così, perché le buste di plastica in Germania costano e anche abbastanza in realtà. Comunque le cassiere passeranno molto velocemente i vostri articoli e si aspettano, soprattutto i clienti in coda, che voi siate altrettanto veloci a infilarli nelle buste della spesa, in modo tale appunto da non far attendere troppo le persone che ci sono dietro di voi. Evitate anche di parlare ad alta voce quando vi trovate nei locali pubblici, le situazioni più tipiche si verificano appunto quando ci sono incontri in bar, ristoranti o sui mezzi di trasporto. E parlando di ristoranti, se chiedete l'acqua di rubinetto al ristorante, per l'appunto, non aspettate che sia gratuita. Sarà gratuita se siete al bar, ma al ristorante ve la faranno pagare meno dell'acqua quella in bottiglia, ma comunque ve la faranno pagare. E per concludere, se dovete fare un brindisi, mi raccomando, guardate negli occhi chi sta facendo il brindisi insieme a voi. Questa è più una tradizione o una superstizione che c'è in Germania e non solo. Questo perché se non lo fate, per 7 anni non farete del buon sesso, quindi io eviterei. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella perché potrebbero arrivare dei video a sorpresa oltre 2 video settimanali. Se conoscete qualche altra cosa da non fare in Germania, qualche abitudine strana, lasciate un commento qui sotto, sempre qui sotto ma in descrizione trovate il link a tutti
tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!